Stiamo andando quindi nella fabbrica, all'interno della fabbrica, e vediamo che ci spiega, che rumore ci aiuta. Questa puntata di Insider siamo a Cartersville, corretto? Corretto. Qui c'è un'azienda italiana del gruppo Bonazzi, quindi uno dei più grandi gruppi industriali italiani, che si chiama Aquafil, che non solo è l'azienda principale del tessuto industriale di questa cittadina. Assolutamente. Sicuramente una delle, anzi l'azienda italiana più importante della Georgia. Ma diciamo tra le più importanti, c'è anche poi la Pirelli, ci sono anche altre. E la cosa interessante è che la strada che porta allo stabilimento in cui stiamo andando, stiamo per intervistare il suo CEO Franco Rossi, è che la strada che porta qui ha il nome di Aquafil. Certo, loro hanno creato tanto lavoro qui e quindi è giusto che hanno la strada col loro nome. Qua, come faranno a via il babbuino che si chiamerà Biazuan. Lord, I'm blue and so downhearted. Aquafil fa dei filati. Sono semilavorati. Allora, siamo da Franco. Esatto. Franco Rossi, che è il CEO della Aquafil USA. L'azienda resta italiana, non è americana. L'azienda è assolutamente italiana. L'azienda Aquafil è quotata in borsa a Milano, per cui effettivamente azionariato nazionale italiano. Abbiamo un azionista di riferimento che si chiama Giulio Bonazzi, il cavalier Giulio Bonazzi. Facciamo parte del distretto del tappeto, comunque, anche se siamo un po' ai limiti del distretto del tappeto, sono pochi distretti industriali in America, dove operano e hanno la loro sede le aziende più grosse del settore. Credo che sia proprio il motivo per cui si è scelta questa posizione. E noi siamo arrivati qua nel 1999, freschi, anzi direi nel 1998, e fare business, almeno in questo mercato, con gli Stati Uniti, spedendo materiale dall'Europa, non aveva funzionato. Insomma, sono stati dei tentativi falliti, diciamo così. Errore che fanno molti, tra l'altro, molte aziende fanno questo errore, cioè di pensare di poter lavorare con gli Stati Uniti senza avere una sede negli Stati Uniti. Esattamente. Si è deciso di costituire l'Aquafil USA. Al buio però, cioè senza clienti, senza contratti, senza... Senza clienti, senza contratti. Margini di crescita che hai avuto durante questi primi 10 anni? Gli anni sono 20 purtroppo ormai. Il punto di partenza è zero. Siamo partiti da zero. Non si vendeva niente. Dopodiché la crescita è stata molto regolare, nel senso che siamo cresciuti quasi sempre. Fatturato del 2000, cioè a fine dell'anno 2000? Fine 2000 niente, non so cosa dire, un paio di milioni di dollari. Quest'anno 170-180 milioni di dollari. Quello che rende l'Aquafil unica è perché siamo fortemente differenziati dalla concorrenza, inventando il prodotto Econil, che è appunto un prodotto che è fatto interamente di materiale riciclato, un prodotto di nylon, cioè un nylon, quello che ci ha permesso di continuare a crescere, ma anche continuare a crescere in modo molto significativo nel settore parallelo, testi di abbigliamento. Quello che è molto particolare, che è il bello e il brutto, io lo dico, di Econil, è che è un prodotto che viene effettivamente fatto in modo completamente nuovo, diverso e ecosostenibile. Però è un prodotto che una volta prodotto non è distinguibile da un oggetto fatto con un nylon o con una materia prima di origine fossile. Perché stiamo parlando di due prodotti che sono indistinguibili, quello che li distingue è il modo in cui sono stati fatti. Per cui raccontiamo una storia che nel nostro caso è una storia assolutamente vera, che documentiamo in tutti i modi possibili, aprendo le nostre porte a clienti, alla stampa, a chiunque voglia visitare e vedere. Cerchiamo di stare più lontani possibili da quello che viene chiamato il greenwashing. Insomma, noi vogliamo assolutamente che la gente veda come facciamo le cose, che è una cosa meravigliosa, è una cosa anche
un po' difficile da far capire ai nostri clienti, insomma, perché non c'è l'immediata soddisfazione di vedere la differenza, ecco. Quello che Franco ci ha appena detto dell'oggetto differenziante è molto connesso. Lavorare con Acquafil aumenta la reputazione della tua azienda. Assolutamente. È un asset, diciamo, concettuale che poi voi vi vendete ai vostri clienti, perché date la possibilità ai vostri clienti di comunicare la sostenibilità che voi in primis realizzate. Assolutamente. Direi che proprio il concetto di reputazione si adatta benissimo alla nostra storia. Questo è nylon, è un chip di nylon e questo sacconi viene scaricato qui e va in un silos. Adesso rapidamente ti faccio riprendere le macchine di filatura, ma ci stiamo un secondo e poi usciamo subito che c'è un gran casino lì dentro. La materia che hai visto lì, il granello, viene sciolto tramite un estrusore, diventa fuso, viene raffreddata per quando cade, mentre scende dal terzo piano, si solidifica e viene raccolta su queste bobine per diventare il prodotto che vendiamo ai nostri clienti. Se si vede qua, ma è composto da più singoli filamenti, vedi quelle bavettine qua, cosa si vede? La cosa che è interessante, la maggior parte dei filati che vedi qua sono già colorati, dove vengono create le ricette per fare quel particolare colpo. Questi imbuti che vedi, io in questo contenitore contiene un colore specifico, il rosso, il blu, il verde, e otteniamo i colori che hai visto, c'è un filo già colorato. Fare il tappeto, poi c'è un sottofondo e poi c'è una tessitura monodirezionale, come vedi. Ed è solo un controllo qualità. Questo per noi è un controllo qualità, questo è il prodotto, perché noi questo è quello che controlliamo. E pare controllo di qualità che il tappeto non abbia o il filo non abbia delle irregolarità, che non abbia delle differenze di colore. Sì, per cui questo è il controllo qualità, però insomma questo è quello che fanno i clienti con macchine molto più grosse. La tecnologia è questa che usano. Si chiama appunto tufting, a differenza della tessitura che è ovviamente un incrocio fra una trama e un ordito. E se posso dare un consiglio, beh, una grandissima umiltà. Una grandissima umiltà, perché da lontano, guardando i film o venendo a fare una vacanza a New York, di tanto in tanto sicuramente non si percepisce quanto diversa la realtà americana dalla realtà, io dico italiana, ma sicuramente estendibile all'intera realtà europea. Da lontano sembrano cose simili, sembra che le relazioni e le attività siano quasi sovrapponibili. Quando ti avvicini è tutto molto diverso, per cui una grandissima umiltà nell'adattarsi a un sistema di vita e a un sistema di relazioni che non è lo stesso a cui siamo stati abituati, per cui bisogna cambiare i propri modelli.